Logos Web Radio. Ciao a tutti, sono Lorenzo Barbantini dalla nuova web radio del Centro Giovanile Papinski di Sasso Marconi. Oggi parliamo di musica, con noi ci sono gli Apeiron, una band di Borgo Nuovo. Attolo li ha intervistati per noi, Matteo Pirina, voce, e Marco Leoni, il batterista del gruppo. Benvenuti, che cosa significa Apeiron e perché avete scelto questo nome? È un concetto filosofico, è stato elaborato da Anassimandro, che è un filosofo greco. Secondo lui l'apeiron era l'archè, cioè il principio ultimo costituente della natura. L'apeiron è l'indefinito, l'indeterminato, anche l'infinito. E lui pensava questo come un caos primordiale, da dove tutte le cose vengono e tutte le cose tornano alla fine dei tempi. Che genere di musica fate? Ci sono altri gruppi dei dintorni che suonano questo tipo di musica? Sì, noi non siamo gli unici che facciamo questa musica a Sasso, ci sono anche dei nostri amici, gli Absolute Red, eccetera. Noi facciamo musica rock, classica, comunque tutta musica che si conosce. Avete pensato a dei modi per proteggere le vostre canzoni inedite come Creative Commons? Ancora no, per ora ci concentriamo sul suonar bene e farci conoscere al pubblico, poi più avanti ci penseremo più seriamente. Come si fa per sapere come ascoltare la vostra musica e dove sentire? Abbiamo una pagina su Facebook, basta digitare nella barra di ricerca Apeiron. Su questa pagina noi scriviamo tutte le nostre date, tutti i nostri concerti e inviamo anche ai nostri fan gli eventi dove suoneremo. Abbiamo anche una pagina MySpace, volendo basta digitare sul motore di ricerca il nostro nome, cioè Apeiron, e vi verrà fuori la nostra pagina. Abbiamo sentito che il 25 settembre suonerete alla Festa dell'Unità a Sasso Marconi, sapete già che cosa suonare? Sì, vero, domani suoneremo alla Festa dell'Unità di Sasso Marconi e chiunque volesse venire lo accettiamo volentieri. Sappiamo già più o meno che musica suonare e sceglieremo bene la scaletta. Ringraziamo gli Apeiron per la disponibilità e in bocca al lupo per le loro attività. Grazie anche a voi amici per l'ascolto. Un saluto da Lorenzo Barbantini e da Attolo. Questo podcast è stato realizzato il 22 e il 24 settembre al Centro Giovanile Casa Papinski, durante il corso di Web Radio tenuto dai redattori di Logos Web Radio. www.logos.it.